Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti per il nostro consueto appuntamento con la rubrica del Creato per te. Ancora una volta il Vangelo di Matteo ci farà fare un passo in avanti in questo cammino che stiamo percorrendo dietro a Gesù. E in questo cammino c'è sempre una domanda: in che rapporto stanno i discepoli con il mondo, con la storia? Molto spesso noi pensiamo che vivere da discepoli del Signore, vivere il Vangelo, in qualche modo ci estranei anche da quelle che sono le vicende del mondo, da quello che è la polis, da quello che è il potere. Siamo anche in un tempo in cui come cittadini dobbiamo esprimere la nostra preferenza perché coloro che ci comandano possano scegliere per noi il bene comune. E il Vangelo di oggi ha una chiave di lettura molto interessante che ci fa capire come in Gesù noi possiamo trovare anche questo modo autentico di vivere e di stare nella storia. Ascoltiamo quanto Matteo ci racconta. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la propria malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta questa scena emblematica anche per la storia, una scena di cui abbiamo raccolto solo l'espressione centrale: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Ma non possiamo comprendere questa frase come una scissione dentro l'impegno che i cristiani vivono nel mondo: quello che va dato a Dio va dato a Dio, quello che va dato agli uomini va dato agli uomini. In realtà dietro questo consiglio che tengono per farlo cadere in tranello c'è anche il tranello costante dentro cui ogni cristiano vive, quel tranello di essere sorpreso dentro una separazione tra ciò che confessa e ciò che vive. Questo è un Vangelo che ci restituisce una congiunzione tra quello che noi siamo oggi qui nella storia, in questo presente, e ciò che già viviamo ancora dentro questa storia come un già. I cristiani vivono un già e un non ancora. E questo è chiaro nelle parole di Gesù davanti a Pilato. Quando Gesù si relaziona alla figura di Pilato, colui che detiene questo potere, e alle parole di Pilato: «Tu sei re», Gesù non dirà di no. Gesù dirà: «Sì, io sono re, ma non sono re di questo mondo». Gesù
non è un re di questo mondo, ma l'esercizio della forza del suo regno si vive nella storia, dentro anche la consegna al potere umano. Se noi andiamo a leggere l'epistolario di Paolo, troviamo anche questa ammonizione da parte dell'Apostolo: siate sottomessi a coloro che detengono il potere, che è un potere che non è dato per schiacciarvi, è un potere che è dato anche e a volte per la vostra santificazione. Non dobbiamo dimenticare anche i problemi che la nostra storia del Novecento ha vissuto, il grande dissidio interiore che ha visto anche la Chiesa in relazione al nazismo. Chi servire e come servire? E oggi, dinanzi a tante problemi, questa realtà riemerge. Come cristiano, come devo pormi? Posso far finta che alcuni problemi non esistano? Posso esimermi anche dal mio impegno perché questo mondo sia un mondo dove fiorisce il regno di Dio? Troviamo un grande equilibrio in uno scritto antichissimo, proprio dei primi secoli, è la cosiddetta lettera a Diogneto, che parte definendo la condizione che i cristiani sono chiamati a vivere, questi cristiani che vengono fuori dal paganesimo e si immettono in una vita nuova. E alla domanda dello scrittore anonimo, chi è il cristiano, lui risponde: il cristiano è un uomo che vive nel mondo, è come l'anima del mondo, vive come tutti gli altri, fa famiglia come tutti gli altri, lavora come tutti gli altri, partecipa come tutti gli altri alla vita della polis, ma lui sa di non essere del mondo. E quel dare a Cesare quel che è di Cesare, Dio quel che è di Dio, significa capire a chi apparteniamo. Se apparteniamo al mondo, chiaramente noi daremo i frutti del mondo; se apparteniamo a Dio, daremo in questa storia i frutti del regno di Dio. In fondo, nella persona di Gesù, questo anello di congiunzione ormai è chiaro. La sua umanità ha potuto mettere insieme il cielo e la terra. Non esistono più queste orbite distanti, ma questi due mondi sono diventati una realtà unica che incontriamo nella persona di Gesù. Questo Vangelo ci insegna allora a prenderci cura della storia, a vivere dentro la storia e a vivere il nostro impegno con responsabilità, lì dove la storia ci ha posti, ognuno con le responsabilità diverse che possiamo vivere, ma ognuno dentro questo rapporto quotidiano. La tentazione sarebbe quella di evadere. Molto spesso ci sono delle persone che mi dicono: io andrei in un monastero per isolarmi, per non vedere nessuno e per non sapere niente. Chi conosce la vita di questi uomini e di queste donne può assicurarvi che loro sono dentro la storia più di noi, ma guardano alla storia dentro questa prospettiva: siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ma siamo oggi nel mondo e il nostro passaggio nel mondo oggi, nella storia, può lasciare il segno. E qual è il segno più bello che i cristiani danno? Il regno di Dio, che il regno di Dio si compie e i valori del regno sono oggi ancora possibili. Auguro a tutti una santa e buona domenica nel Signore.